guardarmi un attimo il computer, almeno guardo il pubblico in faccia quando faccio avanzare le slide. Ok, perfetto. No, mi metto in un posto dove non do fastidio. Mi scuso per l'eterica al parterre che sono i miei correlatori. Ci siamo? Vi do fastidio in questa posizione? No, perfetto. Benvenuti a tutti, siete il primo pubblico che vedo perché sono reduce dall'influenza e mi scuso per la voce, spero che non mi abbandoni nel corso di questa relazione a cui tengo particolarmente. Ringrazio l'organizzazione per avermi invitato e ringrazio il professor Fabio Taffetani con il quale collaboriamo, siamo insieme nel PAN Italia e nell'Associazione Medici per l'Ambiente e cerchiamo di migliorare appunto questo ambiente. E perché questo è l'ambiente in cui noi viviamo. Volevo iniziare con questa slide per farvi capire che in realtà la nostra salute dipende molto dall'interazione di quello che è il nostro DNA, la nostra molecola della vita e le varie componenti ambientali che sono l'aria, che sono il suolo, che sono anche quindi l'alimentazione, cioè i prodotti che vengono dal suolo e dall'acqua. E purtroppo i componenti alimentari possono esercitare un'azione positiva o non positiva se sono, diciamo, appesantiti da fattori che non sono, che sono come l'inquinamento, come i pesticidi, fattori indesiderati, e questo tradursi in una modulazione nel nostro genoma che non è del tutto positiva, come vedremo in questa carrellata. Quindi in un discorso di prevenzione bisogna partire da qui, cioè la cura dell'ambiente che dà il cibo, e quindi la cura del cibo, e quindi mangiare un cibo che ci fa bene e non un cibo che ci avveleni. E tutto sommato, no, un applauso subito, no, non parlare ancora un po', grazie. E dalla dieta dipende molto quello che è il nostro microbioma intestinale, cioè noi abbiamo una serie di abitanti nell'intestino che ci conferiscono quella che è l'immunità. E l'immunità è quella che ci fa resistere alle patologie, non ci fa ammalare, e questi batteri si selezionano in base all'alimento ma anche in base ai contaminanti, perché è sempre il nostro intestino oltre all'amicofegato che si occupa di queste sostanze, e quindi è molto importante quello che noi introduciamo. Una piccola analogia con le api: siamo nell'anno delle spone, abbiamo parlato nel bene e nel male, si chiama nutrire il pianeta, e dobbiamo dire che partiamo male perché anche quest'anno c'è stata una grossa moria delle api. Sappiamo che le api hanno un'analogia con noi, e sono diverse le analogie che possiamo fare. Questo studio per esempio dice che la qualità degli alimenti e del polline è molto importante per le api e per la loro funzione. Guarda caso anche per noi oggi sappiamo, ce lo dice la nutrigenomica, che appunto la qualità degli alimenti è importante per la nostra salute. E questo si vede da questo esempio ormai sfruttatissimo, però mi piace riproporlo, come un alimento fa la differenza. Un'ape operaia da un'ape regina si differenzia perché l'ape operaia è sterile e mangia, vive diciamo poche settimane, e è una dimensione più piccola. Guarda caso mangia pappa reale solamente 3 giorni, contrariamente alla regina che mangia pappa reale tutta la vita ed è deputata a quella che è la riproduzione. Quindi vedete come il cibo determina il metabolismo, e questa è la stessa cosa che avviene nell'uomo. E guarda caso, e non a caso, c'è un feto, perché la modulazione inizia in questa fase, quando siamo nella pancia di mamma, e quindi l'esposizione di mamma già in parte ci predestinerà in qualche modo. E quindi anche l'esposizione a pesticidi per via alimentare e per via diciamo respiratoria o ad altri inquinanti ambientali saranno fondamentali. Non a caso, diciamo, i pesticidi sono tra i maggiori responsabili di mutazioni, metilazioni che avvengono a livello del DNA. E ancora mi piace questa analogia. Ma se muoiono le api, come possiamo pensare che in realtà a noi non succeda nulla? Fondamentalmente non si muore, e vedremo non sempre, perché ci sono anche casi in cui la tossicità acuta c'è, la pesticida, però fondamentalmente è una forma di morte lenta. E questo è quello
che ci dice l'OMS, perché circa 220.000 persone muoiono a causa di pesticidi legati a consumo di alimenti e quindi intossicazioni che avvengono attraverso gli alimenti. E ancora, l'esposizione ambientale a pesticidi è un fattore di rischio per lo sviluppo di molti tumori. Avrete sentito che ogni tanto si sente, ma stanno drasticamente aumentando. E per noi stiamo drasticamente continuando nella stessa linea di pensiero, nello stesso modo di operare. Non ci curiamo di come produciamo il cibo, non ci curiamo di quello che procuriamo all'ambiente e i tumori purtroppo stanno diventando sempre, sempre più frequenti anche in fasce di età molto basse. E ancora un'analogia con le api, vedete i neonicotinoidi che sono stati sospesi per 2 anni proprio perché imputati essere i primi responsabili della moria delle api, in realtà sono stati trovati nel 72% dei frutti e dei vegetali che sono stati testati. Questo è uno studio che è stato fatto in Nuova Zelanda. Però capite che di fatto comunque non uccidono solo le api, finiscono anche negli alimenti che noi mangiamo. Ci chiediamo, c'è un risvolto in quello che è la salute? Questa è molto tecnica come diapositiva, quindi chi è, chiamiamolo addetto ai lavori, la interpreta velocemente. Per chi non lo è, lo dico in maniera molto semplice: l'effetto del pesticida sul nostro DNA può essere epigenetico, cioè può modificare il nostro DNA in maniera, anche se è un DNA sano, lo modifica, diciamo, come esposizione ambientale, oppure può modificare il DNA nel genoma, cioè nella sostanza, è come dire modificare l'hardware di un computer o solamente il software. I pesticidi riescono a fare tutte e due, grazie a Dio, se vogliamo usare un'ironia, per cui l'importanza e l'impatto che hanno sulla salute è fondamentale, e questa è la relazione che c'è con il cancro. È una patologia da fondamentalmente, o in gran parte, è stata identificata come patologia degli agricoltori, quella che è il tumore, diciamo, i tumori del sangue, perché erano un tipo di tumore che non era caratteristico, o meglio, per gli agricoltori un tempo non era caratteristico di ammalarsi di tumori. Si diceva vivere in campagna è una cosa sana, no? È una vita sana. Poi di fatto invece la maggiore incidenza di questi tipi di tumori è stata comunque riscontrata proprio in chi lavora in agricoltura. E ancora è abbastanza noto, e sia il Roundup, ma anche noto questo evento, questo fatto della patologia legata agli agricoltori, una patologia renale e quindi anche piuttosto importante. L'esposizione cronica è stata collegata a tanti poi altri tipi di tumori, di patologie che sono diverse, per esempio Alzheimer e Parkinson, che sono delle patologie neurodegenerative, l'autismo nei bambini, linfomi, ma anche per esempio obesità, cioè problemi che riguardano il metabolismo endocrino, ma anche vedremo altri tipi di problematiche che riguardano il sistema endocrino in generale. Certamente, vedete, tutti i visti rossi sono la certa e consistente associazione di esposizione dei bambini a pesticidi, quindi esposizione nella vita intrafetale, esposizione come ambiente, esposizione come ambiente inteso anche come cibo, a per esempio insetticidi e problemi del sistema nervoso, o per esempio di tumori, ma anche di disordini riproduttivi, per esempio, oppure degli erbicidi, per esempio difetti alla nascita, quindi esposizione intrafetale, nella vita intrafetale. I pesticidi sono pericolosi? Fondamentalmente abbiamo detto sono mutageni epigenetici, non abbiamo detto la persistenza. Noi pensiamo che nel momento in cui vengono spruzzati poi, vabbè, è andata, è finito lì. Sono persistenti nel tempo e entrano nella catena alimentare, quindi li ritroviamo nelle acque, li ritroviamo in tutta la catena alimentare. L'altro impatto importante è il discorso della interazione tra i vari residui di pesticidi, perché ce ne sono tanti nell'ambiente, quindi molto spesso si fanno delle ricerche focalizzate all'uno, focalizzate all'altro, ma veramente poco sappiamo di quello che è l'impatto del multiresiduo e sulla salute.
E questo è un effetto obesogeno, per esempio i disturbi endocrini che vi dicevo, il tessuto adiposo stocca, trattiene in un certo, una prima fase fa da filtro dei pesticidi e in una seconda fase li rilascia e crea anche un fenomeno di iperplasia e ipertrofia, che vuol dire che molte obesità possono essere anche legate a un'esposizione a pesticidi proprio per disturbi endocrini. Questo è stato dimostrato da alcuni studi, testando i campioni di frutta e verdura che contenevano da 1 a 4 tipi diversi di pesticidi, è stata trovata una correlazione con l'attività estrogenica. Ora, le donne sanno, gli estrogeni sono prettamente femminili, sono degli ormoni che servono, ma sappiamo anche che molti tumori femminili, tipo quello mammario e quello ovarico, sono legati agli estrogeni. Quindi fondamentalmente un'attività che non è legata al frutto ma a quei contenuti di pesticidi che sono in frutta e verdura. E per esempio l'endometriosi, che è una patologia invalidante della donna, anche questa è stata messa in relazione alla esposizione a organoclorurati e ancora i tumori mammari. Per quello che riguarda la tossicità è un problema abbastanza importante, non è stato chiarito in maniera... o meglio, siamo proprio ai prodromi, perché in realtà le notizie sono rassicuranti, ma poi quando vediamo come vengono stabiliti i livelli c'è poco da essere rassicurati, perché in casi, diciamo, fortunati li chiamerei, c'è una tossicità acuta per cui uno ha delle reazioni e di fatto uno ha una reazione conclamata, ma c'è una tossicità cronica, quella silente, quella lenta, da accumulo, che è dilazionata nel tempo, per cui non avremo una immediata risposta, ed è quella, diciamo, più pericolosa, proprio perché le patologie di cui accennavo, non so, un Alzheimer, un Parkinson o dei tumori, vengono fuori appunto con un'esposizione cronica. Come vengono valutati i parametri di tossicità? Noi abbiamo un livello massimo, un residuo di livello massimo e una dose accettabile giornaliera. Di fatto vengono calcolati come concentrazione massima permessa di quella sostanza tossica per chilogrammo. Ma questi parametri vengono dosati su un adulto, per esempio, e non tengono conto della taglia di un bambino. Noi siamo abituati a pensare al bambino che è un piccolo adulto, ma in realtà non lo è. E lo stesso, la dose accettabile viene considerata per singolo, ma quando noi abbiamo una diffusione ambientale, la somma di tutte queste dosi accettabili resta accettabile o diventa inaccettabile per il nostro corpo? E fondamentalmente l'altro problema importante che è stato pubblicato di recente da Seralini, che è uno che ha lavorato molto sul glifosato, dice che vengono non considerati per esempio gli adubanti, che molte volte vengono pensati come materie, come componenti inerti del prodotto, del principio attivo principale, ma in realtà hanno una tossicità che è maggiore del principio attivo. E questo per esempio non viene considerato nei vari pesticidi. Ancora, si pensa a dosi massicce, in realtà un lavoro ha dimostrato che il Parkinson sembra proprio correlato a dosi basse di esposizione. Quindi veramente su cosa è sicuro, noi sappiamo solo che sarebbe sicuro non averli e non tanto sul discorso delle dosi, perché le variabili sono veramente tante. Per esempio le criticità sono prevalentemente anche legate alla quantità di cibo che noi consumiamo, c'è chi mangia di più, c'è chi mangia di meno. La sensibilità individuale e lo stile di vita personale, perché una persona che ha un DNA sanissimo avrà un impatto e una resistenza maggiore, una persona che ha un DNA più fragile, uno stile di vita diciamo meno corretto, un fumatore che vive in una città avrà una responsività completamente diversa. In conclusione possiamo dire che fondamentalmente per la maggior parte delle sostanze chimiche non è stata realmente testata la pericolosità e soprattutto sui bambini. Quindi questo è un dato di fatto. Se noi pensiamo che i bambini sono esposti cronicamente ai pesticidi, quando diventano adulti non ci meravigliamo se abbiamo un aumento di diabete, se abbiamo un aumento di tumori e di tutte queste patologie. Detto questo, e parlo dei bambini, l'intossicazione da pesticidi, per esempio, è una cosa che si è verificata in una scuola di Patna, nel Tibet, e sono morti per avvelenamento 50 bambini, ma prima che risalissero al fatto che era stata una intossicazione da un composto fosforganico, quindi un pesticida,
ce ne hanno messo un po', inizialmente pensavano alla tossinfezione alimentare. Quindi, diciamo, si muore anche di morte acuta. E fondamentalmente i test di tossicità, appunto, come vi avevo già detto, non vengono solamente fatti sul principio attivo e non su tutto il resto. Mi aveva colpito questo lavoro in cui si parlava di uno studio che correla alcuni tipi di alimenti con alcuni tipi di tumore. Vedete, in mezzo ci sono delle cose che sono molto gradite anche ai bambini, le patate per esempio, oppure ci sono le uova, cioè il formaggio, e ci sono le famose mele. Parlo delle mele perché sono in contatto con la Val di Non, con un gruppo in particolare, che è un comitato di promozione per la salute, con i quali abbiamo iniziato uno screening, diciamo, importante proprio per l'esposizione cronica che loro hanno. E sappiamo che le mele subiscono dai 23 trattamenti di pesticidi in poco più di 60 giorni, uno ogni 3 giorni in media. Uno dei pesticidi più importanti che viene utilizzato è il clorpirifos. Il clorpirifos è stato sicuramente tacciato di neurotossicità e associato a disturbi del deficit di attenzione e sindrome da iperattività nei bambini. E vedete, non è un allarmismo, di fatto vengono dosate, ci sono degli studi che attestano che vengono trovate queste sostanze, qui c'è il fenitrion e il clorpirifos nello stessa mela, e sono, diciamo, entro questi famosi livelli di sicurezza, ma in realtà noi non abbiamo una certezza che siano così sicuri come avete visto, tant'è che comunque i bambini hanno livelli molto alti. Questo è un metabolita del clorpirifos, e qui parliamo proprio della Val di Non. Guardate quest'ultimo bambino, 44,59 microgrammi, quando i valori di riferimento sono 1,9, come 2,8, come se fosse normale trovare un pesticida nelle urine. Comunque siamo tanto, 20 volte al di sopra di quelli che dovrebbero essere i valori di riferimento. Quindi fondamentalmente è reale, i bambini o noi adulti siamo esposti comunque attraverso l'alimentazione. E questi sono, diciamo, lavori che appunto comunque testimoniano, e sono addirittura review, quindi l'insieme di più lavori che testimoniano che l'esposizione al clorpirifos sicuramente è un importante causale nello sviluppo di patologie del neurosviluppo. Veniamo in Italia, questo è il Legambiente che fa queste determinazioni. L'ultima fatta è questa, riguarda proprio il multiresiduo, la presenza di multiresiduo nei vari frutti. Frutta e verdura ne presentano un tot, e sul multiresiduo, come vi dicevo, si sa poco. Vedete, ci sono dei campioni di uva, ci sono dei campioni di mele che contengono 9, 6 sostanze tutte insieme. Non va dimenticato che i mini massimi tollerati dalla normativa si riferiscono, ancora vi ripeto, alle singole sostanze, quindi veramente non ne sappiamo nulla. Perché i bambini sono più sensibili? Per la finestra di suscettibilità, perché hanno un'aspettativa di vita più lunga, e per gli effetti transgenerazionali. Ci sono delle donne che hanno sviluppato dei tumori mammari che sono stati ricondotti all'esposizione al DDT, che non esiste più, è stato vietato, ma ancora abbiamo come persistenza nell'ambiente, e sono state trovate per esempio nelle istologiche dei tessuti mammari. Nei tumori mammari hanno fatto dei rilievi, hanno trovato dei metaboliti del DDT, quindi si trasmettono di generazione in generazione. Quindi esposizioni multiple, un bambino è esposto a tanti più inquinanti rispetto all'adulto. Come viene? La mamma. Purtroppo la mamma è un veicolo importante. La mamma col tessuto, noi donne col tessuto adiposo maggiore stocchiamo, se viviamo in ambienti e siamo esposti a pesticidi, li stocchiamo nel tessuto adiposo, li possiamo conservare, li rilasciamo durante la gravidanza per via trasplacentare al bambino, e rilasciamo queste sostanze attraverso l'allattamento. Ecco il bambino che nasce già con una grossa esposizione, e di fatto, per esempio, l'acido folico che tutte le donne in gravidanza prendono per evitare i difetti del tubo mammario e del tubo neurale della schiena bifida
Vedete come in realtà nessun ginecologo ancora dice di fare attenzione all'esposizione a pesticidi, perché guardate, esattamente lo stesso problema, rischi di difetti del tubo neurale. Schiena bifida è una patologia molto importante e invalidante. E anche questo è un dato di fatto, che attraverso la via placentare arrivano ai bambini queste sostanze, perché ci sono delle curve di correlazione. Sono state dosate in 70 donne questi organi clorurati nel siero, sono stati trovati nei tessuti fetali. Quindi fondamentalmente c'è questo passaggio. E questo passaggio è uno di quelli importanti, e che è un po' la base di questo lavoro che è uscito da poco ed è stato fatto su dei residenziali, cioè mamme che vivevano in zone limitrofe a terreni agricoli particolarmente trattati, che hanno avuto problemi di autismo. Quindi sono state seguite per molto tempo, i casi di autismo sono stati poi studiati e monitorati e sono risaliti, circa 1000 famiglie hanno studiato, sono risaliti al fatto che tutti vivevano in aree altamente irrorate da pesticidi. E ancora esposizione materna a pesticidi e problemi nei maschi, problemi di criptorchidismo, problemi di sviluppo dei genitali. E noi diciamo, va bene, ma non vivendo in campagna che succede? Questo è uno studio che hanno fatto in America. In realtà il diserbante Roundup è stato trovato nelle urine umane di la popolazione che non viveva assolutamente in campagna e erano dei cittadini, e vedete, sono stati trovati da Malta, in Germania, in Regno Unito, in Polonia, Macedonia, Svizzera. È stato fatto un monitoraggio in vari paesi europei e non, e fondamentalmente in tutti è stato trovato nelle urine, sono stati trovati i metaboliti del Roundup. E il glifosato viene dato per esempio ai nostri meleti, viene utilizzato regolarmente, uno degli erbicidi più comuni fondamentalmente. E mi immagino Guglielmo Tell che oggi direbbe: ferma e non ti muovere che c'hai un pesticida sopra la testa che lo devo prendere. Magari fosse così facile colpirlo con la freccia, però adesso parlo dei meleti. Però per esempio in una rivista tedesca è stato pubblicato questo monitoraggio che hanno fatto su 20 prodotti a base di grano, i 10 tipi di pane risultavano contaminati da glifosato. È importante sapere che oltre ai danni di tossicità, per esempio il glifosato fa una cosa molto importante, la colazione di sostanze che sono fondamentali, tipo il calcio, il ferro, il cobalto, il rame, il magnesio, che sono tutti cofattori di metabolismi e di vie enzimatiche che sono indispensabili per la detossificazione. Quindi vedete, cioè, uno mangia il pesticida e questo in qualche modo è attivo nel disattivare le vie che ci servono per detossificare, quindi è un po' un cane che si morde la coda. E una di queste vie è quello che si chiama citocromo P450, e guarda caso i bambini hanno un'attività che è un decimo di quella degli adulti di questa enzima. Ecco perché i bambini sono molto sensibili. E questo studio suggestivo mette un po' in relazione quella che è, per esempio, l'incidenza dell'ospedalizzazione con il glifosato e l'aumento dei trattamenti con glifosato del grano. Questo, vedete, un esponenziale, vanno di pari passo. Qui si vede la morte, no? Le morti per infezioni intestinali e l'aumento dell'utilizzo del glifosato, e in quest'altro si vede il numero di ospedalizzazione per patologia renale che vi avevo fatto vedere prima, che è stata correlata all'esposizione del Roundup. Ancora c'è un'altra via enzimatica, che è quella della paroxonase, che appunto si sviluppa dai 7 anni in poi ed è utilissima per aiutare a detossificare l'organismo, e anche questa nei bambini è insufficiente. Quindi capite com'è importante la qualità di quel che si mangia. Scusate, perché mi torna indietro questo? Che succede? Ecco, era quello che vi avevo fatto vedere. Vedete, l'attività di questa enzima è bassissima a 1-3 mesi e aumenta invece in maniera importante tra i 20 e i 50 anni. C'è una relazione, diciamo, tra lo stile alimentare
e quelli che sono i metaboliti. Certo che sì, questo è uno studio che è stato fatto alimentando bambini che mangiavano una dieta convenzionale con una dieta fatta di cibi biologici e poi riportati a una dieta convenzionale, e sono stati monitorati due metaboliti di due diversi pesticidi. Si vede come i livelli dei metaboliti del melantion si abbassano nella parte centrale e si rialzano immediatamente quando i bambini vengono riportati alla dieta convenzionale, e quelli del tropirifos, che non vengono completamente annullati ma si abbassano in maniera più in maniera importante, anche se non completa, perché il metabolismo e le vie di metabolizzazione sono un pochino più lente, e poi con la dieta convenzionale risalgono in maniera importante. Questo significa che la dieta fa la differenza e che la qualità del cibo è fondamentale, veramente fondamentale, per assicurare un minimo di salute. Però non è solo questo, produrre cibo biologico significa produrre anche in una maniera diversa, quindi produrre senza l'impatto di questi pesticidi sistemici, e la produzione in modo non forzato e non chimico dà anche una qualità migliore di quella convenzionale. E questo è un lavoro che è stato pubblicato da poco, è una revisione di 343 articoli scientifici che si trovano che sono stati pubblicati sui vari confronti tra alimenti biologici e convenzionali. Fondamentalmente risultano più ricchi di polifenoli e di antiossidanti. Ma perché? Perché sono un po' come i nostri anticorpi. Una pianta che deve in qualche modo rispondere all'ambiente autonomamente, senza essere forzata, comunque produce per metabolismo secondario. Non mi spingo oltre perché ci sono gli anonimi che poi mi maltrattano, però fondamentalmente è, diciamo, una delle spiegazioni è questa, cioè il fatto che comunque si attivino dei metabolismi secondari. Fondamentalmente il resveratrolo tanto decantato viene prodotto in risposta ad una muffa, quindi fondamentalmente, diciamo, è un sistema di difesa. E l'altra cosa importante è che sono meno ricchi è molto meno presente il cadmio, che è un cancerogeno molto importante. Quindi fondamentalmente una via diversa per produrre cibo più sano c'è, cioè dovremmo essere consapevoli e consapevolmente, diciamo, orientare con le nostre richieste anche il mercato e l'agricoltura in un modo diverso, per evitare che poi si vada in giro con la maschera con tutte le ripercussioni che abbiamo visto fino adesso. Grazie per l'attenzione.